questo nuovo video oggi si parla di denti, perché in molti mi state chiedendo informazioni sull'Invisalign e oramai sono quasi 9 mesi. Quasi 9 mesi che porto l'Invisalign. Non ho voluto fare questo video subito perché ho aspettato di tenere per tanti mesi l'apparecchio per potervene parlare un po' meglio. Anche se questo tipo di video voglio rifarlo poi a fine trattamento per percorrere insieme il cambiamento e tutto quello che sta dopo al mantenimento, insomma, dei denti dopo aver finito le mascherine. Porto l'Invisalign della marca Invisalign, non cose simili Invisalign, e vado dal dentista Besozzi a Sesto Calende, dalla Abbey Clinic di Sesto Calende, che saluto se mi stanno guardando, ciao. Sono tutti molto molto bravi e competenti, mi sono trovata fin da subito strabene, li conosco da una vita perché abitavo a Sesto Calende e li conoscevo, però non sono mai andata. Sara, la mia migliore amica, ciao patata, lei c'è sempre andata, infatti ha fatto l'Invisalign anche con loro, anche la sua mamma mi ha straconsigliato di andare da loro e quindi mi sono affidata a loro. Ho iniziato ad avere problemi con i denti, l'ho fatto sia per un fattore estetico, i denti sono sempre stati il mio biglietto da visita perché ho sempre sorriso nonostante non avessi i denti perfetti, nonostante il mio sorriso fosse comunque strano, ho sempre sorriso, quindi il mio biglietto da visita è il sorriso. Io ogni volta che conosco qualcuno, ogni volta che parlo, sorrido sempre. Cioè, un po' di seghe mentali ti vengono quando vedi la gente che ha il sorriso perfetto e tu non ce l'hai, e da bambina mi prendevano in giro, ero bullizzata in modo pesante per i miei denti, per il mio profilo. Io ho avuto problemi fin da piccola per questa cosa. Ho sempre avuto questi due dentoni molto molto più grandi rispetto agli altri e col tempo si sono andate ad accavallare anche quelli inferiori, l'arcata inferiore. Però non mi sono mai preoccupata di questo perché alla fine ti abitui, no, a vederti allo specchio, ti abitui al tuo corpo. Ho iniziato a capire che questo dente che avevo, che sembrava un canino, ma non era un canino perché lì era il posto dell'incisivo, cioè gli incisivi sono 4 e ci sono questi due davanti, frontali e quelli laterali, e poi i canini. Io ho sempre avuto questo incisivo molto simile a un canino e mi sono sempre chiesta come mai. So che molti potrebbero dire: Gloria, ma perché fin da bambina non sei andata dal dentista, non ti sei messa l'apparecchio fin da bambina? Perché no? Non sto qua a spiegare i problemi che hanno avuto i miei, non sto qua a spiegare il mio passato, però non gliene deve fregare a nessuno il perché l'ho fatto, il perché non l'ho fatto, il perché lo sto facendo, il perché lo farò, anche se ce l'ho già su, però vabbè, avete capito. A nessuno deve importare il come mi è venuto di mettere l'apparecchio, ma vi sto raccontando la mia esperienza con l'Invisalign, quindi vi sto raccontando le problematiche che avevo prima di applicarlo. Anche se l'intenzione c'era, ma non c'era la disponibilità, appunto, non potevo metterlo. Ho aspettato e quando ho avuto la possibilità di andare a fare una panoramica, i raggi, tutte queste cose qua, sono andata a farli. E hanno notato che ho praticamente il canino che non è mai uscito, ho anche un canino da latte di fianco al conoide, che è quello cresciuto male, che dovrebbe essere l'incisivo cresciuto a punta. Il canino da latte è rimasto sempre lì perché il canino, quello effettivo, è sdraiato sopra gli incisivi. E questa cosa è preoccupante, infatti avevo girato già un altro dentista che lasciamo perdere. Mi avevano detto che avrebbero dovuto aprirmi, farmi proprio un'operazione di estrazione del canino, quello sdraiato, e sarebbe stata molto molto invasiva come operazione. Io sono una caga sotto e ho cercato altre alternative. Andando da loro mi hanno appunto detto che i denti si possono benissimo spostare senza estrarre quelli che non potrebbero non dar fastidio, insomma, quelli che stanno dentro, perché c'è tanta gente che mette l'apparecchio e magari anche dei denti che non sono mai usciti, finché appunto non porta dei gravi problemi. Mi hanno dovuto togliere 2 premolari, mi pare si chiamino. Togliendomi quelli io avevo un'ansia pazzesca, perché prima di metterli in Invisalign, allora, cosa è successo? Io sono andata dal dentista, mi ha fatto le lastre, hanno preso le impronte dei miei denti e hanno mandato il tutto in America a fabbricare, insomma, le mie mascherine. E sono tornata ad estrarre i denti. L'estrazione è durata pochissimo, ho sentito 0 dolore perché mi hanno riempito di anestesia locale, quindi non ho sentito niente, anzi ho sentito solo la parte in cui mi tirava, quindi sentivo solo la mascella che si spostava, che faceva pressione con qualcosa, ma non sentivo dolore. A un certo punto ho pure riso mentre avevo il sangue e ho sputato sangue ovunque. È stato molto divertente, ma allo stesso tempo figura di merda. Ho aspettato che i punti si chiudessero per poi ritornare dal dentista e mettere la mia prima mascherina senza attacchi, perché le mascherine funzionano che ogni 2 settimane le cambi, dipende, poi c'è anche chi le tiene 1 settimana, adesso non so, o 3 settimane, e ci sono questi attacchi come negli apparecchi normali, quei quadratini che vedete, ecco, loro li fanno in un color bianco chiaro
e non si vedono. Infatti io avevo il terrore che si vedessero, ragazzi, non si notano. Voi stessi mi dite che si nota pochissimo l'apparecchio, se non che non si nota proprio. Questi attacchi servono per aiutare i denti a spostarsi, quindi una volta applicate le mascherine fanno pressione e tirano i denti dove devono essere tirati. È successo che io all'inizio non potevo mettere gli attacchi perché, avendo subito due estrazioni con cicatrici, questi attacchi, essendo chimici, mi avrebbero fatto male, quindi hanno aspettato che mi guarissero bene le cicatrici. Ho messo la prima mascherina senza attacchi, dopo un mese sono andata a farmi mettere gli attacchi e a cambiare appunto successivamente le mascherine ogni 2 settimane. Il dentista mi vede una volta al mese per i controlli, per vedere come si stanno muovendo i denti, e mi vuole vedere anche per darmi le mascherine. Che cosa si sente? Si vede? Non si vede? È tutta una paranoia che ti fai tu, perché all'inizio ovviamente la metti e vedi il dente un po' più spesso, più grosso, molto più lucido. Hai un sacco di salivazione, infatti io ho un sacco di salivazione con le mascherine, ma è normale perché è un corpo estraneo in bocca. Tendi a sibilare all'inizio se non sei molto molto pratica, perché per i primi 4-5 mesi ogni tanto ancora sibilo quando cambio le mascherine. Non sono ancora molto a mio agio, però è normale perché comunque è una mascherina, cioè non è che sei senza niente. Consigliano di tenerle 22 ore al giorno, quindi le togliete solo per mangiare e per bere, e vi dà un massimo di 2 ore per avere insomma una riuscita ottimale dello spostamento dei denti. Capita che io le tolgo anche per 6 ore, capita ogni tanto quando magari ho degli eventi e ci sono le cose a buffet, o magari bevo o non ho voglia di stare a mettere e togliere, lo metto da parte, sto senza, e poi lo rimetto, e poi faccio i successivi giorni a tenerlo, a toglierlo proprio solo per mangiare. Quando ho iniziato a mettere l'Invisalign fumavo, ho deciso di smettere di fumare prima di metterlo, ci sono riuscita, però poi ho riniziato a fumare. Consigliano di non fumare con la mascherina perché ovviamente la mascherina si ingiallisce, come si ingiallisce il carofiltro quando aspirate, si ingiallisce un sacco anche la mascherina. E vi consiglio di lavarvi, quindi togliete la mascherina, fumate e poi la rimettete. Vi consiglio di sciacquarvi i denti perché i denti, essendo un po' porosi, rilasciano la nicotina, rilasciano anche il tabacco e vi ingialliscono lo stesso un po' la mascherina. Infatti le mie non sono mai super pulite come quando mi lavo i denti, ecco, ogni volta che fumo e finisco di fumare, ecco. Premessa: io le tolgo e le metto molto spesso le mascherine perché alla fine è una questione di abitudine. All'inizio mi sentivo in ansia da toglierle davanti a tutti, poi avendo gli attacchi è molto più difficile all'inizio perché sono molto rigide toglierle con facilità, un movimento strano e sei lì con la mano in bocca e la gente ti guarda e ti viene l'ansia. Adesso ci metto 3 secondi, tac, tac, e le ho tolte. Ci metti veramente poco, e per metterle stessa cosa. Ovviamente bisogna fare delicatamente perché le mascherine sono comunque in, non so adesso che materiale sia, chiamiamola plastica. È rigida ma allo stesso tempo è flessibile, quindi state attenti a non romperle. Io ne ho rotte 3 forse all'inizio perché avevo i buchi delle estrazioni e c'era la mascherina che aveva un filino e poi continuava con l'impronta dei denti, quindi ogni volta che facevo leva si piegava e si erano rotte. Come vedete, questi sono i miei denti senza la mascherina, molto più bianchi, molto più sottili e drittissimi. Questi qua erano tutti accavallati, vi metterò appunto delle foto. Sto per andare a fare le estrazioni di questi 2 denti qua, quindi i premolari si chiamano, e spero e adesso c'ho una paura, sono proprio spaventata, però vabbè. E poi metteremo le prime mascherine. È la prima settimana. Questo è il sorriso. Ciao bro, saluta. No, beh, non sento più niente. Ciao. Mi sento le labbra gonfissime. Sì, sono una sensazione perché è un po' per effetto di anestesia. Effetto immediato. Ma le sto muovendo? Aspetta, sì, è bruttissimo. Sì, come fai a parlare? Scusa. Sì, è normale, proprio il rispetto della anestesia. Che ansia. Sei tranquillo. Se vi fa schifo non guardate questo pezzo. Ho i buchi! Mi ha messo i punti e niente, ha detto che soffrirò oggi. Infatti inizio a sentire un po' male. Però sono viva, le mascherine le ho... Oddio, come parlo strano. Le mascherine le devo iniziare a mettere un po' così e da settimana prossima 22 ore al giorno. In questo punto qua avevo i buchi e nel giro di 4 mesi si sono completamente chiusi, si sono spostati. I denti in fondo si stanno spostando in avanti, la masticazione sta cambiando, cambia ogni settimana la masticazione perché appunto vi cambia, cioè almeno nel mio caso sta cambiando tutta la masticazione proprio perché erano tanto tanto storti. Io ho la mascella tra l'altro strana perché da piccola sono caduta e mi è rientrata, quindi mi vibra. Per questa cosa della mandibola avrei dovuto fare un'operazione, e no, perché finché non mi porta problemi, finché non si blocca, finché la tengo così. Diciamo che sono un po' particolare, ho
il viso e la bocca un po' in una situazione molto particolare. Per adesso sto iniziando a sistemare i denti, poi più avanti vediamo se mi darà problemi la mandibola. Niente, per metterle è molto semplice, le lavate. E come le lavo? Come lavo le mie mascherine? Ragazzi, io ho scoperto, ho contattato io questa azienda, si chiama Brill Dent della Califarm. Il dentista vi consiglia di lavare le mascherine con l'apposito spazzolino che vi dà, con il sapone neutro. Fumando, mangiando cose strane, la lingua si colora anche le mascherine. Un po' le mascherine si colorano, quindi col sapone non è che andiamo proprio a togliere tutti i residui, non è che andiamo proprio a pulire in profondità e non andiamo a igienizzare soprattutto, perché comunque è un sapone neutro. Ho visto questa marca, li ho contattati, gli ho chiesto appunto una prova, una collaborazione. Mi sono trovata strabene, io adesso sono mesi che li utilizzo, sono già al secondo flaconcino. Loro dicono che un flaconcino dura un mese, ma a me è durato molto di più, perché è tantissimo che sto utilizzando Brill Dent. Questo qua è un detergente igienizzante sbiancante, io ho letto sbiancante e non ci ho più visto, perché appunto fumando, mangiando, tante volte si colora erano queste maledette mascherine e il problema sta che quando ve le mettete sembrano, i denti sembrano giallissimi e brutti. Questo igienizzante, questo detergente le va anche a sbiancare, sa di menta, è un profumo buonissimo e lo igienizza proprio, igienizza tantissimo le mascherine. Io metto una goccia all'interno della mascherina, spazzolo per un minuto dentro e fuori e faccio la stessa cosa con quella superiore. Vi giuro che il cambiamento si vede, io l'ho voluto testare tantissimo prima di parlarvene, infatti loro aspettavano un feedback molto prima, però ho voluto aspettare perché volevo testarlo proprio bene 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 questo prodotto. Ovviamente non aspettatevi di avere le mascherine sempre del colore naturale se fumate o se, che ne so, vi fate tisane di curcuma tutti i giorni. Però vi giuro che questa colorazione è niente in confronto a quella che avevo, e adesso sono alla fine delle 2 settimane, a quella che avevo quando fumavo e le lavavo solo col sapone, quindi vi assicuro che il cambiamento si è visto. Io ve lo straconsiglio, sia perché vi igienizza, sia perché è facile da portare in giro e potete utilizzarlo anche per le protesi e gli apparecchi ortodontici e il bite. Sono stati super carini perché mi hanno dato l'opportunità di regalare 2 flaconi a voi, quindi partirà un giveaway sicuramente su Instagram, quindi seguitemi su Instagram per capire come fare a vincere 2 flaconi di Brill Dent. Ovviamente fatelo se avete mascherine, bite, apparecchi ortodontici, insomma, perché altrimenti non vi servirà a niente. E poi c'è un'altra cosa bellissima che hanno voluto darmi, ossia un codice sconto del 20% se acquistate dal loro sito, che ve lo lascio nell'info box, e si chiama semplicemente Gloria. Quindi lavo le mascherine e poi cosa faccio? Le applico semplicemente. Parto dal centro e poi spingo i laterali e faccio la stessa cosa sotto. Centro, laterali. Ci metto 3 secondi a toglierle, 3 secondi a metterle, veramente la gente non se ne accorge neanche. Ah, tra l'altro mi sono dimenticata, potete acquistarlo anche in farmacia nel caso non vogliate acquistare online, però appunto lo sconto Gloria del 20% lo trovate solo online, se andate in farmacia non lo trovate scontato. Adesso sono alla 20ª mascherina su 58, io ho 58 mascherine di trattamento che sono circa 1 anno e mezzo, 2. Dopodiché bisognerà ricostruire il conoide e poi il canino, vedremo che fine farà. Ultimamente sto avendo problemi di dolori in questa zona dove sta sdraiato il canino, infatti appena vado dal dentista la prossima settimana gli farò presente questa cosa e sicuramente mi farà un'altra panoramica, vedrà dai raggi se si sta spostando, se sta creando problemi alle radici degli incisivi, perché può essere che crea problemi per quanto mi riguarda il mio canino sdraiato e mi va a toccare con la punta le radici degli incisivi. Questo ve lo saprò dire, al massimo vi vedrete con i denti finti, raga. Il dolore di quando si cambiano le mascherine si sente, nel senso che avete questa cosa appena le applicate che vi tira, però già dopo 5 minuti non sentite più niente, i denti si sono abituati, assestati, e sentite di nuovo quel dolore quando le andate a togliere e quando le andate ovviamente a rimettere, quindi se dovete mangiare, fumare. Magari quando fate il cambio mascherina i primi 2 giorni vi consiglio di toglierle il meno possibile, tenetele su in modo che i denti si assestano e poi vi fanno meno male quando le togliete. Però è un dolore stra sopportabile, non vi spaventate perché è tutto normale, sentirete i denti un po' strani, evitate di mangiare le cose croccanti, vi potrebbero fare un po' male i denti soprattutto al cambio delle mascherine perché si stanno muovendo, è sempre un apparecchio, cioè è un apparecchio trasparente ma è un apparecchio perché voi lo tenete su 22 ore al giorno,
quindi è molto comodo e io lo consiglio l'apparecchio normale. Ecco perché non ho scelto l'apparecchio normale, perché volevo una cosa che non si vedesse e che non mi desse fastidio, e vi assicuro è super comodo. Io non tornerei indietro, non lo cambierei con l'apparecchio normale per niente al mondo. Io personalmente non ho problemi neanche di fiacche, capita che ogni tanto c'è un pezzo di plastica dell'apparecchio che mi va a toccare la gengiva, ma non lo so, saranno le mie gengive, si rigenerano molto facilmente, molto velocemente, quindi non sento tanto dolore. Il mio sorriso sta cambiando di mese in mese, vedermi questa parte super dritta, il profilo decente, quando prima avevo i denti che erano così, e ve lo giuro, per me è tantissimo, per me è veramente già tanto e sono neanche a metà trattamento, quindi non vedo l'ora di vedere la fine, quando allineerò tutto, ricostruirò questi qua, sarò super contenta e wow. Ovviamente a fine trattamento togli l'Invisalign e i denti hanno bisogno di un mantenimento, quindi cosa fai? O il dentista ti consiglia di mettere il filo interno fisso, che non dà fastidio, è una cosa molto molto comoda da tenere, altrimenti bisognerà tenere quello notturno, che è tipo un bite un po' più sottile, tipo questo, un po' più spesso, ecco, per capirci, e si mette solo la notte, quindi voi andate a dormire, tenete tutta la notte quello e poi di giorno state senza niente. A me personalmente non scazza questa cosa, perché tanti dicono no, ma non ti rompe le palle, a differenza dell'apparecchio normale che con l'Invisalign devi poi avere un mantenimento. No, perché tanto la sera dormo, quello che metto non me ne frega, non mi pesa l'Invisalign tutto il giorno, figurati quello di mantenimento o eventualmente quello fisso sotto, quindi no. Poi se avete Invisalign c'è un'app dove voi, che io sto usando, ogni cambio mascherina vi fate la foto e lui praticamente poi vi farà un collage di tutte le foto, il tutto un video, o potete voi stessi vedere il cambiamento dalla prima foto all'ultima foto, e ve lo giuro il cambiamento è pazzesco. Credo di avervi detto tutto, nel caso sicuramente registrerò un altro video simile più avanti, quando sarò a quasi fine trattamento. Spero di avervi, non lo so, aiutato, perché ci sono tante persone che mi hanno chiesto a proposito di questo Invisalign. Ovviamente se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, fatemelo sapere con un commentino qua sotto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!